Puff Daddy inizia a fare il discografico, parte come stagista non pagato, mettiamola così, diventa poi A&R. L'A&R è colui che sceglie l'artista da firmare, in questa piccola etichetta che si chiama Uptown Records. Nel 1993 lui vorrebbe firmare un ragazzo che a lui piace un casino, che si chiama Notorious B.I.G., ma al titolare dell'etichetta non piace. Vorrebbe firmare Mary J. Blige, ma al titolare dell'etichetta non piace, e lo licenzia. Nel 1993 Puff Daddy viene licenziato e allora lui dice: va bene, mi formo io, mi apro io una mia etichetta e la chiamo Bad Boy Records. Hip Hop TV, solo su Sky, canale 720.